urlo della passante, subito accerchiata dai venezuelani presenti e poi allontanata da un amico e da alcuni agenti di polizia in borghese, è piombato sul sit-in. Avevano appena intonato l'inno del Venezuela e chiesto a gran voce l'intervento dell'Unione Europea, dopo il discusso risultato elettorale che ha riportato alla presidenza Nicolas Maduro, il gruppo di cittadini appartenenti ad associazioni di venezuelani in Italia che hanno manifestato sul Liston con l'appoggio di Fratelli d'Italia. Noi chiediamo, e lo abbiamo fatto a livello parlamentare, con i nostri parlamentari, con delle mozioni precise e anche a livello europeo, con i nostri parlamentari europei, chiediamo una verifica e la trasparenza del voto di fatto è stato stravolto. C'è stata una frode elettorale organizzata da Maduro e in più noi sappiamo, e lo sa il mondo, che ha vinto Edmundo González le elezioni. Fuera Maduro della Venezuela! In Venezuela esiste una grande comunità veneta, una grande comunità italiana e noi chiediamo anche la protezione delle istituzioni nei confronti dei nostri connazionali. Che notizia ha dalle persone che vivono in Venezuela, dai suoi familiari? I miei familiari sono chiusi in casa, c'è chi è andato a manifestare e anche un mio amico è stato nuovamente ripreso dalla dittatura, è stato incarcerato. E adesso è incominciata anche di nuovo la censura dei social e di chi è a favore della libertà.